Ciao Luigi. La cosa bella era, credo, quando venne a vederci tanti anni dopo, ormai affermati come trio. Noi chiaramente facevamo i nostri testi, quindi eravamo calcolati l'effimero in teatro, come si permettono, eccetera. Per cui arrivava Luigi, arrivava il professore, e noi quasi non volevamo andare in scena, come si fa? E lui arrivò estasiato, ci disse: io sono affascinato dalla vostra follia, perché voi avete intanto questa capacità di dare dei continui pugni nello stomaco con questa vostra narrazione che è a scatola cinese, non c'era un filo logico, ma chi vi ha messo in testa di puntini puntini? Cosa succedeva nello spettacolo? Succedeva che noi, per fare una parodia di 20 minuti, citazione parodia del Giardino dei Ciliegi famoso, noi avevamo scomodato Luciano Damiani, che si era divertito e ci aveva fatto la scenografia di Streller con il velo per 20 minuti all'interno di uno spettacolo di 2 ore. Avevamo richiesto il trenino al piccolo, avevamo affittato il trenino, il secondano non ce lo diedero più, secondo me videro che uso ne facevamo. E tutto questo era merito di Squarzina, cioè la matrice teatrale, la connotazione teatrale della nostra comicità, che è stata sempre definita come la nostra specificità anche in televisione, era frutto del Teatro Stabile di Genova, era frutto della scelta di ognuno di noi, me e di Massimo assolutamente, perché eravamo teatranti allo Stabile di Genova con esperienza con Luigi, Anna veniva dall'Accademia, per cui era gioco forza non andare in quegli anni, scusate la presunzione, ma bastava ci presentassimo con 3 LG, giravamo l'Italia con 3 tir, avevamo 26 tecnici, tutto merito, colpa di Squarzina. Perché comunque l'amore per questo mestiere l'abbiamo imparato da lui, anche se lui era scomodo, era anche professore, era anche spesso un regista che pretendeva molto, pretendeva però come sempre la presenza, la profondità anche dall'altra parte. Io ricordo che quando c'era appunto all'8 settembre una delle prime prove approdò anche Massimo Lopez, fresco di studi, che aveva sofferto tantissimo i professori a scuola, arrivò in teatro, mi ricordo che lo accolsi, ero la penultima ruota del carro, lui era l'ultima che stava arrivando, gli dissi: Massimo, basta esami, questo è teatro, questa è vita, questo è divertimento, questa è voglia di interpretare il mondo. Ah. Allora si sedette, riunione di compagnia, Luigi apre l'8 settembre e dice: beh, prima di iniziare facciamo una piccola introduzione. Beh, io so che ci sono qui dei ragazzi freschi di studio. Massimo Lopez, mi parli per favore della Seconda Guerra Mondiale? Scappò. Lo stanno cercando ancora adesso.